La rassegna stampa è offerta da lunedì 19 settembre, buongiorno a tutti e ben ritrovati con la rassegna stampa di Lecce News 24. Apriamo con il Messaggero. Berlusconi PM braccio di ferro, il Premier non si presenta e la Procura prepara la richiesta di accompagnamento coatto. Bossi lancia il referendum sulla Padania, Alfano no alle larghe intese. Le carte, i regali e quella notte con Belen. Statali stretta da 2 miliardi, Bonanni minaccia lo sciopero. Ecco tutti gli effetti dei tagli sui contratti, liquidazioni e pensioni. Calcio, Lazio battuta, fischi a Reia. Strauss-Kahn chiede scusa all'ex direttore del Fondo Monetario in TV, rinuncio all'Eliseo. La stampa, Bossi rilancia la secessione, PDL e Carroccio chiudono all'UDC, la maggioranza non cambia, ma intanto il Premier studia una riforma elettorale. Un referendum per la Padania, Alfano con Berlusconi fino alla fine. Ecco il pianeta di guerre stellari a due soli, come vediamo nell'immagine un'elaborazione grafica realizzata dalla NASA per descrivere il primo pianeta con due soli individuato dal telescopio Keplero. Strauss-Kahn, ho commesso un errore morale. L'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale in TV, ho mancato con i francesi, non mi candido all'Eliseo. Gazzetta del Mezzogiorno, litiga con il cliente e poi lo accoltella. Lecce, movida violenta sabato notte in piazza Sant'Oronzo, il cameriere ferito alla testa con una bottiglia. Puglia, aprono le scuole e chiudono le spiagge, la stagione estiva doveva terminare ufficialmente il 30 settembre. E scontro tra assessore e gestori dei lidi balneari sul mancato rispetto dell'ordinanza regionale. Il Cavaliere sotto assedio, nuova giornata di passione per il Premier tra lo strappo leghista e le carte dell'inchiesta su escort e appalti. Bossi si scatena, referendum per la Padania, vogliamo la secessione. Silvio Giampi, una notte con Belen senza sesso, lei sta con Borriello. Natale, Fede e Cortina paga il re delle protesi, rapporti con tutto l'entourage del Premier. Sport, il Lecce reagisce col paccio a Bologna, i salentini dominano e vincono per 2-0. Il Napoli striglia il Milan, la Juve vola, volley contro la Serbia e solo argento. Maltempo, il nord va già sott'acqua, da noi peggiora domani, finisce l'ondata di caldo torrido, ma ci sarà ancora il bel tempo. La Gazzetta di Lecce, accoltellamento in piazza Sant'Oronzo, movida insanguinata, sabato notte nel cuore del capoluogo. Litigio tra un cameriere di nazionalità afghana ed un operaio di Taranto, l'extracomunitario era stato colpito alla testa con una bottiglia. Casarano, i quattro fratelli primiceri, domani davanti al giudice, interrogatori in carcere dovranno rispondere di traffico di droga. Nardò calcio, la beffa arriva nel finale, il Toro scende dalla vetta, i salentini erano passati in vantaggio con Garat. Concludiamo con il quotidiano, cuore, spettacolo e gol, finalmente il vero Lecce, trascinati da un super quadrato, i giallorossi espugnano Bologna 0-2, di Giacomo Mazzi e Grossmüller le reti. Insulti razzisti e coltellate, piazza Sant'Oronzo, tre tarantini provocano cameriere afghano, colpito a bottigliate, si vendica col coltello. Raid e furto in casa Salvemini, una banda di specialisti in via Imperatore Adriano. Le alleanze per le comunali, Vendola al centro, sì, le persone e i loro problemi. Miss Italia Mary tra le 30 più belle, stasera conta il televoto. Vendola, primarie sempre e ovunque, il governatore replica, quanti nel PD pensano a deroghe per scegliere i candidati sindaco, modello ferrarese per le comunali, c'è già il modello Puglia. Il termometro nel Grande Salento, Brindisi in alto mare, poche certezze nel centro-sinistra. Lecce, si lavora intorno al nome di Sticchi Damiani, Taranto, PD in attesa e Stefano sbotta, niente primaria. Lidi aperti anche fuori stagione, disponibilità dell'assessore Pelillo a rivedere l'ordinanza che dispone la chiusura il 30 settembre. Oggi confronto tre rappresentanti dei gestori pugliesi degli stabilimenti per definire una posizione unitaria. In odor di chiusura pure l'archeologica, voci incessanti su un accorpamento degli uffici, Desiani tranquillizza, non c'è ancora nulla di concreto. Blitz in pieno giorno, svaligiata a casa Salvemini, una banda di specialisti, aperta la porta blindata, malviventi in azione l'altra mattina in via Imperatore Adriano, portati via un orologio e tre computer. Insulti e bottiglia rotta in testa, lui reagisce, ha coltellato un bullo, paura in centro, il riso è ferito, un cameriere afghano che contrattacca. Allarme in via San Cesario, perdita d'acqua, caccia a vuoto e ora si mette mano all'asfalto, il costruttore, arrivano le piogge, occorre far presto. I tecnici dell'acquedotto ieri mattina al lavoro di buon'ora, nessun guasto riscontrato. Domenica sul tetto prosegue la protesta, va avanti il presidio dei lavoratori esclusi dalle internalizzazioni, tendono di incontrare l'assessore Fiore.
Correia sotto esame la convenzione, i cantieri come spazio per altre attività teatrali, Perrone, modifiche per evitare il monopolio. Festa sul mare con le frecce tricolori, il cielo azzurro come tavolozza, migliaia di persone hanno assistito allo spettacolo affollando il litorale tra Torre Suda e Mancaversa. Infine la pagina sportiva dedicata a Lecce, il Lecce va in cattedra e da lezione di calcio, i giallorossi cancellano con un colpo di spugna paura, preoccupazione e la figuraccia contro l'Udinese. Quadrato, spinta e copertura, il colombiano arretrato e trasformato, ma tutto ha funzionato alla perfezione. E Julio Sergio abbassa la saracinesca, il portiere brasiliano comincia a far vedere il suo valore opponendosi ai tentativi di Acqua Fresca, Pulsetti e Diamanti. Bene, per la rassegna stampa è tutto, a più tardi con TG News 24, buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...